Canonico, mi occupo della sfera commerciale della Demauto SPA. Allora, la Demauto nasce nel 79 ad opera di mio padre, nasce come concessionario Bosch per la Puglia, Basilicata e provincia di Cosenza. Nell'82 si apre una filiale in Toscana sempre come concessionario Bosch e si va avanti fino agli anni 2000, quando si incomincia a cambiare un po' strategia, si ha la sensazione che bisogna un attimino cambiare veste e quindi diventare multiprodotto, multimarchio, e quindi incomincia una diversificazione dell'azienda che ha il suo culmine nel 2004, quando viene acquisita la totalità della Campanale SPA, che è un'azienda storica del mercato pugliese, diversificata. Da lì parte tutto questo progetto di diversificazione, parte anche un progetto di softwareizzazione. Partiamo negli anni 2000 con il primo e-commerce, che poi è stato rifatto più volte, fino agli anni 2010, quando si incomincia ad avere l'esigenza di ampliare un po' anche le sfere territoriali, per cui incominciamo ad avere una visione un po' più ampia rispetto alla visione regionale che avevamo prima, e quindi spaziamo un po' più sul territorio italiano, aprendo anche delle filiali. Quindi nel 2014 apriamo la filiale di Padova e nel 2017 apriamo la filiale di Napoli. Nel 2019, quest'anno, siamo in procinto di aprire un'ulteriore filiale a Milano. E poi vedremo il proseguo. Allora, con Nostri Ricambi collaboriamo dal 2012. Il rapporto è stato sempre un crescendo di soddisfazione, penso reciproche, per cui completamente soddisfatto del lavoro, del rapporto e di tutto quello che si è innescato col consorzio, insomma. Diciamo che stiamo attraversando da qualche anno un mercato molto ma molto complicato. Ci sono dei fattori sicuramente esterni che incidono sul nostro mercato. Poi un fattore è sicuramente la crisi in cui versa l'Italia, per cui sta cambiando sia l'abitudine dell'automobilista e di conseguenza le abitudini delle aziende a fare impresa. Quindi la modalità in questo momento per riuscire a fare impresa in un modo importante devi essere solido, devi essere insomma anche finanziariamente messo bene. Dall'altro lato abbiamo un fattore sicuramente importante, che è un fattore politico, che sta cambiando un po' le regole del gioco, per cui ogni giorno viviamo proclami fatti da politici, anziché sindaci, anziché chiusura al traffico per macchine diesel o vetture elettrificate. Quindi insomma, sicuramente la tecnologia avrà una parte preponderante nel prossimo futuro. E sicuramente dobbiamo stare attenti proprio al fattore politico, capire che può radicalmente cambiare il nostro modo di lavorare, per cui insomma ci sono dei fattori che sono da attenzionare in una maniera importante. È un rapporto fatto di correttezza reciproca, penso. Penso sia uno dei, se non l'unico, consorzio italiano veramente coeso, veramente che insomma, fa gruppo, ha delle linee guida con cui insomma si riesce a parlare, si riesce a portare al termine quello con cui si dice, per cui contenti insomma di questo rapporto e soddisfatti di questo rapporto.